Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Fatti un po' più qua perché non, ecco così, devi stare così mentre parliamo. E aspettiamo che qualcuno si colleghi questa sera così che poi possiamo cominciare a fare una bella diretta. Questa sera, come vedete, sono qui con Oriana Filippi. Ecco la nostra prima, i nostri primi amici che arrivano con noi. Ciao Rosanna, ciao Maria, ciao Francesca. E siamo tutti qui, buonasera. Adesso questa sera abbiamo, come vedete, ho un ospite d'eccezione. C'ho qui con me Oriana Filippi, che è venuta a trovarmi a Napoli, e quindi stiamo trasmettendo dalla mia casa napoletana. Oriana, come sapete, è una delle nostre sostenitrici, non solo una delle relatrici di Bridges of Light, questo nostro gruppo che è nato 6 mesi fa e ha circa 5.000 iscritti, e questa sera noi vogliamo costruire un altro ponte, sebbene Oriana, come sapete, è già una persona che è sul nostro portale da tanto tempo, anzi proprio dalla nascita è stata una delle socie fondatrici, diciamo, di questo. E quindi questa sera abbiamo deciso, poiché lei era a Napoli, abbiamo deciso di fare una diretta insieme. E quindi Oriana è qui, per cui se volete porre delle domande, sapete che Oriana legge le carte benissimo, ma questa sera noi vorremmo cercare di fare una diretta diversa dalle solite, dove Oriana appunto fa i consulti, per cui vorrei che voi faceste delle domande a carattere generale, non personali, per cui Oriana, ciao, benvenuta e grazie per aver accettato il mio invito qui su Bridges of Light. Come stai e che cosa fai? Come ti senti qui tra noi? Allora, intanto grazie per avermi invitato, ed è veramente molto bello essere qui con Gaetano e chiaramente anche con voi. Sono qui a Napoli in veste turistica ma anche lavorativa. Napoli è splendida come città, sì, Adele sì, peccato perché purtroppo domani mattina riparto e quindi non ho avuto modo nemmeno di poterti avvisare, magari potevamo anche incontrarci, comunque sicuramente avremo modo di rivederci. Allora, io sto bene intanto, e, appunto grazie per questo invito, è molto bello essere qui con Gaetano, perché l'emozione è sempre bella, è un bel coinvolgimento, e poi anche con voi, e spero proprio che abbiamo modo magari di parlare anche di qualche cosettina d'altro che non sia solo il discorso della cartomanzia. Esatto. Infatti Oriana, volevo chiederti, non so se abbiamo mai fatto un'intervista vera e propria io e te, volevo chiederti com'è nata la tua passione nella lettura dei tarocchi, e sei stata sempre attratta da queste cose, c'è qualcuno che ti ha insegnato, penso che nella tua famiglia c'erano persone che erano comunque psichiche, sì. Raccontaci di questo. Allora, sono sempre stata interessata, diciamo, un po' a questo ambiente, anche se abitando in campagna non era tanto il discorso della cartomanzia quello che era più prevalente, ma piuttosto è un qualcosa che ho ereditato dal mio nonno paterno, nel senso che lui aveva questo dono, questa capacità di trovare l'acqua, quindi sono chiamati rabdomanti queste, sì, queste persone, e al tempo stesso da noi si dice, ma penso un po' dappertutto, quando si segnano, non so, gli orecchioni piuttosto che le storte, quando tu hai un malanno o qualche cosa, e viene segnato, diciamo, con una moneta d'argento. In realtà non ha trasmesso questa cosa né a me e neanche a mio fratello, ma poi da lì è nata tutta una serie di coincidenze, anche se in realtà io non credo alle coincidenze, quindi no, probabilmente certo che no. Ecco, erano come dei segni o comunque delle qualcosa che doveva succedere, e ho iniziato ad interessarmi prima alle sibille e poi dopo ho approfondito con i tarocchi. E praticamente dall'età di 17 anni, quindi è più di 30 anni che mi occupo di
appunto di questa sì. di questo ramo. Ecco. Senti, Antonella chiede: bisogna essere medianici per saper leggere bene le carte? Allora, dico di sì, nel senso che io quando mi sono approcciata al discorso delle carte, in realtà non sapevo di... era qualcosa che mi interessava, ma le carte in realtà sono come un mezzo per dare dei messaggi, un aiuto anche alle persone che vengono da me, che mi chiedono un consulto piuttosto che... E allora ci sono delle spiegazioni, diciamo, a quelli che sono i tarocchi piuttosto che le sibille, ma devi mettere qualcosa di tuo. E quindi in realtà tutti possono approcciarsi al discorso delle carte, però è quello che è poi la tua interpretazione, il fatto di saper tradurre o comunque interpretare correttamente il messaggio che loro ci danno, le indicazioni che loro ci danno. Qualcuno stava chiedendo della metamedicina, dice che una volta io avevi accennato alla metamedicina, vuoi parlarne? Allora, la metamedicina è un argomento interessante e molto... Allora, in realtà è una cosa che mi piace, mi appassiona. Ogni sintomo è un messaggio, quindi c'è un libro molto bello, sì. secondo me, che ci spiega il perché, ci dà le motivazioni di quelli che possono essere i nostri malanni o le nostre problematiche anche di salute. Questo non va a... ecco, una cosa che voglio dire, e la ripeto, è una cosa in cui credo tantissimo, questo non va a sostituire la medicina, attenzione, e non è neanche una diagnosi, nel senso che quando, non so, può essere un problema alla spalla sinistra piuttosto che alla caviglia destra, eccetera, ogni sintomo di malessere ha un messaggio che il nostro spirito ci manda, ok? Quindi sì, il curare quello che è il dolore, diciamo, e la motivazione, l'effetto per come si presenta, ma è importante anche capire perché arriva e quindi curare e anche cercare di risolvere quello che è il punto di partenza, ok? Perché altrimenti... Mary, perché altrimenti sono il tuo moderatore. Ok, va bene. Okay. Allora, perché altrimenti non, questo problema si ripropone sempre, no? All'inizio magari in forma più lieve e poi dopo in modo sempre più pesante. Quindi ci sono comunque delle problematiche che vanno affrontate e lì siamo noi che dobbiamo avere la forza e il coraggio anche di vedere da dove arrivano questi problemi. Insomma. Katia ti chiede la differenza che intercorre tra le sibille e i tarocchi. Allora, le sibille in realtà sono gli arcani minori. Un mazzo di tarocchi è composto da 78 carte, 22 sono i maggiori, che sono quelli che utilizzo io normalmente, e di solito le sibille sono, diciamo che, raffigurate in un altro modo, ma hanno comunque il significato degli arcani minori, ok? Quindi... ci sono diversi modi di divinazione, diversi metodi del tipo chi usa solo gli arcani maggiori, chi usa solo i minori, quindi le sibille, e chi invece utilizza il mazzo tutto intero. Allora io quello va molto, scusa Gaetano, sì, scusa. Quello va molto percezione, nel senso che normalmente chi inizia con le sibille, diciamo, e quindi ha modo di approcciarsi a questo mondo. E anche di sperimentare, no? I certo, diversi simboli, diverse i diversi cose. Simboli, ma poi c'è anche da dire una cosa, che allora le sibille normalmente vengono chiamate, sono un pochino più, passatemi il termine, più leggere, quindi con un'energia un pochino più leggera, non dico superficiale, ma più allegra, mentre il tarocco è una carta comunque più importante, più pesante anche come... Più profonda anche, esatto, no? Esatto, sì. Allora, io abbiamo detto che non c'erano consulti perché non abbiamo voluto avere persone che si prenotassero, però volevamo comunque farvi un regalo, per cui se voi volete possiamo fare 5-6 consulti, per cui mettete una domanda e devono mettere mi raccomando, ma devono mettere anche la data, allora, di nascita, il nome di battesimo, la data di nascita e la domanda precisa, e poi ovviamente io scelgo, ovviamente, poiché ci sono comunque anche le fan di Oriana che chiedono sempre
vogliamo cercare di avere persone che non hanno mai fatto una domanda, esatto, qualcuno nuovo, a cui non abbiamo mai risposto, qualcuno magari. A cui non abbiamo grazie mai risposto. Grazie a te, Katia. Sì. Senti, vogliamo non so, è una cosa che tu per esempio fai questa cosa dove una persona prende una carta e tu leggi magari l'energia di quella carta rispetto a quella persona? Possiamo fare un esperimento se prendo una carta io in questo momento? Certo. Speriamo di non prendere la torre. Ma comunque anche la torre ha il suo significato, no? Suppongo. Allora, qui vedo una domanda, con le carte angeliche che differenza c'è? Sì. Allora... Francesco De Simone, ciao Francesco. Beh, intanto scusate, buonasera a tutti. Gaetano leggeva per me e non ho fatto in tempo a... Sì, anche Roberta ti dice, oltre a leggere le carte hai abilità mediatiche o medianiche magari? Medianiche suppongo, voleva scrivere la nostra amica Roberta. E, ciao Francesco, ciao, buonasera Francesco De Simone. Vabbè, ti faccio tutta una serie di domande e te le leggo perché sì. Anche Adele Isinno ci chiede dove si impara a consultare. Allora Adele, rispondo a te prima perché è quella che mi viene più semplice, nel senso che allora io ho imparato da sola e quindi posso dirti quella che è la mia esperienza. In realtà ci sono anche dei libri, ciao Silvia, ciao Katia Damiani che ti ho visto prima da qualche parte. Allora ci sono anche dei libri che spiegano il significato soprattutto dei tarocchi, ok? E in realtà che cosa succede però? Che non è così semplice, perché se voi guardate, sì Roberto Moretti, ok, avevamo capito. Allora, in realtà se voi guardate nelle spiegazioni dei libri, diciamo, che dovrebbero spiegare i tarocchi, c'è un pezzo di storia del tarocco, la raffigurazione e tutto quanto, e ci sono quelli che sono le interpretazioni, diciamo, o alcuni significati. Allora, la cosa più delicata è quella di riuscire, perché è importante anche... avere un attimino di... all'inizio non è semplice, perché si tende a seguire uno schema. In realtà io posso dire che ho imparato da sola parole o comunque quello che è le risposte tante volte mi arrivano anche senza bisogno di cioè ogni carta ha un significato, no? Quindi quando riusciamo a mettere insieme, soprattutto quando io parlo per chi è all'inizio, per chi vuole imparare a fare le carte, eccetera, che cosa succede? Che non è sempre facile, perché ci sono diversi significati, quindi bisogna trovare anche il significato corretto. Quindi riuscire a dare una forma, a mettere insieme, diciamo, un pensiero che sia una risposta. E lì dobbiamo andare molto al di là di quello che appunto ci indica la carta stessa. Io vado anche molto a sensazione, ok? Quindi insomma la gavetta non è così facile, ecco. Poi una volta intrapreso il percorso, il cammino, piano piano ci si arriva, insomma. Okay. Ecco. Allora Sabrina ti chiede, è capitato che a volte capita che le risposte date da tarocchi poi non accadono nella realtà? A me è capitato, come mai? Ah beh, questo guarda, capita sempre anche una mia amica, nel senso che, allora, le carte ci danno un'indicazione. Poi noi delle volte vogliamo cambiare il corso delle cose perché la risposta che ci danno non è quella che noi desideriamo e quindi vogliamo fare di testa nostra. Allora, questa cosa qui va bene perché, Sabrina, è ovvio che c'è il libero arbitrio, no? Quindi che cosa succede? Che... le carte, io parlo dei tarocchi, degli arcani maggiori, ci danno un'indicazione. Magari appunto la risposta che ci arriva non è quella che vorremmo sentirci dire e quindi secondo noi non è, ok? La realtà dei fatti è che possono sbagliare anche loro, perché per l'amor del cielo non sono una scienza matematica. Però tante volte l'indicazione che ci danno è quella corretta, siamo noi che vogliamo interpretarla in un altro modo perché quello che ci dice, l'indicazione che ci danno non è quella che noi vogliamo. Uh-huh.
Bene. Cioè, io ti posso farti un esempio molto, ma poi penso che questo valga per tutti, no? Allora, a me interessa un uomo, io voglio sapere i sentimenti di questo uomo nei miei confronti e ho ben luogo, nel senso che magari dà una carta e anche lì possono esserci mille interpretazioni, perché il fatto di fare per esempio 22 arcani maggiori non vuol dire che, cioè il fatto che siano poche carte non vuol dire che le risposte sono poche. Cioè è quello anche, è più difficile utilizzare solo i 22 maggiori anziché tutto il mazzo, ok? E quindi c'è una prima domanda di Katia Briganti, sì, che ti chiede, hai bisogno, ciao, anche della data di nascita, non ho capito. Eh sì, okay, sì, perché non li conosco, sì, e quindi cerchiamo almeno di dare una risposta. 16 luglio 74, vuole sapere se riuscirà a prendere la patente, che ha paura di guidare. Ha sempre avuto paura, okay, di guidare. Un attimo. Allora, guarda, in teoria ti dico di sì, nel senso che c'è la possibilità di farlo. Quello che ti frena, perché è proprio le stelle con col destino, quindi assolutamente sì, quello che ti frena è la paura e soprattutto la paura di fare un incidente, quindi la non diciamo il tuo timore di affrontare quello che è il metterti in strada. Ma sul discorso teorico e anche pratico, da quello che vedo ti dico di sì. Quello che osteggia di più, diciamo, che crea più problemi, è il fatto di quando, perché è come se tu, avendo qualcuno in fianco che ti aiuta, che ti sostiene, hai una certa tranquillità. Nel momento in cui devi affrontare questa cosa per conto tuo, allora ti diventa problematico. E quindi questo ti frena. Questa sera abbiamo 40 persone che ci guardano, e anche se è un orario un po' particolare, alle 7 di sera, però comunque mi rendo conto che è domenica e magari le persone sono a casa che si stanno rilassando, e che migliore serata per trascorrere con te, Oriana, questa sera. Grazie. E quindi... Beh, poi ho un fantastico moderatore, veramente eccezionale. Sì, sì, vabbè, ok. Questo, ecco, questo lo sappiamo. Sì. In più siamo a Napoli, in una giornata veramente molto bella, quindi penso che... E quando è che tu hai fatto le carte ad Adele Sinno, la quale ha detto, a me hai detto delle cose che non potevi sapere? In una diretta, penso. Ah, ok. E anche Katia San dice, anche a me Oriana ha dato una risposta che poi puntualmente si è realizzata. Sì, io, allora, forse noi cambiamo energia. No, non è che cambiamo energia, Sabrina, è semplicemente che, allora, io posso dirti, adesso ti stavo appunto facendo un esempio, no? Non so, viene da me una persona, mi chiede, guarda, io voglio sapere se questo uomo, mi è capitato in una serata pubblica a Grazzano Visconti, scusate, che è il paese vicino dove abito, e c'era questa signora che era assolutamente convinta che il suo ex fidanzato sarebbe tornato. Il problema qual è? Che le mie carte non mi dicevano così. Allora glielo dico una volta, glielo dico la seconda, glielo dico la terza, ma la signora era assolutamente convinta che l'uomo sarebbe ritornato. Allora io posso continuare a dirti, guarda, adesso non vedo il ritorno, poi è chiaro che se magari uno mi fa una domanda, cioè se siamo tu e tu, posso dirti anche determinate cose, magari uno mi fa una domanda in diretta e... magari non sono proprio così esplicita. Questa signora continuava a insistere sul fatto che il suo ex fidanzato sarebbe tornato, e sono passati 8 anni e il fidanzato è ben felice, sposato con un'altra, perché non ha nessuna intenzione di ritornare. E lei mi diceva, io sono assolutamente convinta che lui tornerà. Ok, però la realtà del fatto non, cioè la realtà dei fatti poi non era quella. Ecco, se poi noi, dal fatto che uno dice che oggi c'è bel tempo, vede che chissà che cosa... cioè dobbiamo cercare a volte anche di essere noi un attimino obiettivi, no? Perché non... Sì, anche Giovanna Manzo dice che anche quando ha letto le sue carte tutto è stato detto. Allora c'è Maria Lorenzi, ok, data di nascita, fa una domanda per un'altra persona, la facciamo lo stesso? Sì. Per questa Vittoria Antonelli, credo che sia sua figlia, non lo so, 24 luglio 93, vuole sapere del lavoro. Allora, qui c'è un cambiamento che arriva per questa ragazza, perché 93 è comunque una ragazza.
è un cambiamento, ma c'è un attimino di attesa, nel senso che il cambiamento arriva, dove adesso lei la vedo un attimino agitata, un po' inquieta, quindi non è tranquilla sul lavoro, e però c'è per lei, Maria, per Vittoria appunto, una scelta di lavoro diversa con realizzazione, eh? Quindi qualche cosa che arriva e le porta una buona soddisfazione, quindi una buona soluzione, direi. E poi c'è Pina Villano che è del 21-12-65, vuole sapere se il lavoro andrà bene, se la riconfermeranno. 21, aspetta. 21-12-65. Allora, guarda, in realtà non so se ti riconfermano, ma nel senso che c'è una, o perlomeno ci può essere una riconferma, ma non credo che sia quella definitiva, Pina. Quindi ci sarà poi un cambiamento per te per quanto riguarda il lavoro. Ti posso dire una cosa, che inizialmente ti sembra una cosa non favorevole o comunque che non ti piace. In realtà il cambiamento che arriva è qualcosa che ti porta veramente un grande beneficio. Per cui non prenderla come una cosa negativa, ma guarda oltre, ok? Bene, grazie. Poi c'è Patrizia Max. 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 Mm-hmm. Brava, sì. 5 luglio 62, vuole sapere se arriverà il trasferimento del lavoro. Allora, 5, 7, 6, 2. È un po' in ritardo però, Patrizia, questo trasferimento, perché è come se tu dovessi aspettare un attimino, poi arriva ed è una cosa buona. Metti da parte quella che è un po' la tua inquietudine adesso, la tua agitazione, perché stai costruendo. Allora, in questo caso qui mi sento di dirti che in base a quella che è il tuo pensiero e la tua energia, hai modo di mettere delle basi importanti proprio per quello che è il tuo cambiamento di lavoro, quindi compreso anche il trasferimento. Mm-hmm. Assolutamente sì, ok? Ok. Ermenegilda vuole sapere che cosa dicono le carte per lei sull'amore. 4-12-62. In generale no, allora... No, sull'amore. Sull'amore. No, diciamolo però perché... No, solo sull'amore perché in generale non la leggiamo. Una carta, cioè una cosa sull'amore. Allora, vediamo un po'. Allora, sull'amore adesso mi dà una carta di chiusura, Ermenegilda. C'è il pensiero di ritorno di un uomo, ma è una cosa che in realtà è un qualcosa che pensi tu, ma non, per il momento non si realizza, eh. C'è l'attesa proprio di questa persona, però su questa persona io non farei così tanto affidamento in realtà, perché me lo dà lontano, sia come sentimenti che anche come modo di fare, ok? Ok, quindi, allora per il momento ci fermiamo perché sì, vogliamo proseguire con l'intervista, poi più tardi prendiamo altre domande. Oriana, allora volevo sapere se tu hai una persona anche a distanza, no? E sì. Fai, per esempio, io mi è stato come dire, ci sono delle domande sì e no, nel senso che tu prendi una carta e la risposta è positiva o negativa rispetto alla domanda che la persona ti pone. Sì, certo, del tipo se non so, se mio marito torna, ci siamo lasciati, mio marito torna, può essere o sì o no. Beh, è una domanda. Sì. Sì, 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 sì. Mi rinnovano il contratto di lavoro, sì o no? Certo. No, e quindi voglio dire, ci sono delle voglio dire, per esempio, allora, ci sono realtà... delle carte che voglio dire hanno un corrispettivo di negatività, nel senso che certo. Allora, per esempio, l'appeso, che è una carta di sofferenza, la forza, che è una carta di fermo, la torre, che è una carta di chiusura. Allora, contrariamente invece a quanto possono pensare, ecco, questo non è un mini corso di tarocchi, attenzione. No, assolutamente no. Maestro.
Beh. È una, per modo, un'indicazione così. Allora, quel, ecco, la quel forza che, può essere una... La forza non è una carta positiva. Ah, è, ecco, esatto, ecco, cose che per esempio, perché vi dico attenzione, nel senso che ci sono tanti personaggi che fanno dei corsi di tarocchi, bla bla bla, poi la realtà dei fatti è che formano delle persone che non sono in grado di... non riescono, non che non sono in grado perché non sono capaci loro, ma perché non hanno avuto la formazione corretta. Ok, quindi ecco, lo so che questo succede anche nel mondo del Reiki, dappertutto, per esempio. Ecco, dappertutto, quindi esatto. Sì. Però questo lo dico perché è importante, nel senso, io come anche tu, come noi di Bridge, adesso dico noi per dire, cioè certo, è importante certo, la qualità, non è importante la quantità. Cioè, quando io insisto, insisto perché vorrei che tutte le persone che avessero le risposte giuste, poi è chiaro, un margine d'errore ci può essere perché non è una scienza matematica, ma se fatta nel modo corretto, interpretata nel modo corretto, soprattutto non è che uno si improvvisa cartomante, si improvvisa Master Reiki, si improvvisa Theta Healer, adesso perché vedevo Sara prima, ciao sì, Sara, sì. Un bacio. O addirittura, ecco, un altro esempio, per esempio, o si improvvisa medium anche, no? Ecco. Che uno decide, cioè, di non studiare, così, domani mattina faccio la medium, ecco, faccio senza la medium studiare, perché senza io ho delle percezioni, no, cioè, vabbè, insomma. Allora, scusate, mi fermo un attimino perché ho visto Francesco De Simone. Oriana cara, ti ringrazio perché il progetto del mio libro si è concretizzato. Sì, bene, infatti. L'avevamo visto, sì. Mi sembra, esatto, anche nel Teta, Sara, sì. E sono contenta perché ho visto che mi hai mandato il link, quindi sono veramente molto contenta. Bravo, bravo, bravissimo, dai. Sì, bravo, bravo Francesco. Molto, poi un giorno se vuoi ti intervistiamo anche per questo. Allora, poi continua quello che stai dicendo, che mi sembra per cui parlavamo delle informazioni, delle carte positive e negative, ma per esempio no? Sì. Se uno ti fa una domanda e esce la torre, deve essere per forza una risposta negativa, no, o potrebbe in qualche modo, assolutamente. Ecco, quindi qua. Allora, ecco, anche lì, cioè, ci sono tante spiegazioni e tante motivazioni, poi bisogna vedere la domanda, ok? Mm-hmm. Nel senso che non cioè le domande possono essere diverse e possono in base alla domanda le risposte che ci arrivano. Mm-hmm. Quindi non è detto che per forza sia negativa. Diciamo che in dettaglio, anche per dire nel giro generale, quello che normalmente faccio durante i consulti, appunto i consulti privati, perché c'è più tempo e tutto quanto, ecco, Francesca Lapidari andrà sicuramente bene. No, stava rispondendo alla cosa di Maria Grazia. Leggiamo la domanda di Fabiana, che dice che non ha mai... Allora, per piacere, fai un momento le carte a Fabiana, 29 agosto 90, vorrei sapere se il mio progetto per l'Etiopia sarà fattibile o no. Che bello, quando uno fa una domanda e gli altri rispondono, olè, bella Franci, brava. Adesso dovrai intervistare anche lei, Gaetano, perché insomma... Dai. Quanto avete da insegnare? Starei io allora, Fabiana, vediamo se va bene il progetto per l'Etiopia. Sì. Tesoro, sì, è leggermente in ritardo, c'è qualche cosa che devi mettere ancora a punto, però direi di sì, assolutamente. Metti da parte un po' quelle che sono le preoccupazioni, le tribolazioni, un passettino alla volta, ma vedrai che arriva quello che aspetti. Qui mi dà una preoccupazione a livello economico. Su questa preoccupazione però ci sono dei soldini che arrivano e ti aiutano a mettere in pratica, ok? Hai visto, Fabiana, anche il tuo sogno di avere le carte da Oriana questa sera è stato realizzato. E poi c'è Maria Grazia, la nostra amica Maria Grazia di Napoli, che chiede se il suo progetto andrà bene, 11-11-70. Ah, è compiuto gli anni da poco. Auguri, 11 novembre 70, ritardo, scusami, non lo sapevo. Nessuno lo sapeva in realtà, Maria Grazia, tanti auguri di buon compleanno. Sì, un po' in ritardo, ma comunque col cuore. Ah, direi proprio di sì, tesoro, è proprio il sole al taglio, quindi una bella riuscita, assolutamente sì. Assolutamente sì, una bella comunicazione che ti arriva, una bella novità, qualcosa di nuovo che stai facendo, porta avanti
sempre in modo tranquillo, perché in base a quello che è proprio, in questo caso sei proprio tu il fulcro della situazione, e ti dirò di più, perché mi esce veramente un attimino in fondo, ma comunque mi esce, stai mettendo le basi per qualcosa di molto bello. Mi raccomando, okay? Maria Grazia, poi invitaci, quindi invitaci tutti. Dai che va bene. E poi Maria Grazia è una mia allieva di Reiki e la conosco bene, ma ha il fuoco dentro, quindi assolutamente è ben guidata. Abbiamo detto Elena Bresciani, non è che ti abbiamo salvato. Ho detto tutti che non rispondevamo a tutte le domande, a tutti di quanti. Rispondiamo anche a quelle che non hanno avuto mai una risposta. Risposta, appunto, per cui non facciamo, non leggo le domande tutte, perché assolutamente c'è bisogno di... C'è questa signora che si chiama Luna Sola, forse sarà un nome così, e poi c'è anche Ilaria. Ilaria è una mia nuova allieva di Reiki di Genova, dopo facciamo anche lei. Sì, Luna Sola credo che abbiamo risposto alla domanda, alla diretta scorsa, mi pare, vero? Ok, non lo so perché non c'ero, vuoi che rispondere anche adesso? Facciamo Ilaria, poi... Facciamo Ilaria. Ilaria è una ragazza giovanissima, bravissima, perché ha fatto il Reiki, ma non per questo, voglio dire, proprio... Certo. È 20, adesso in questo momento sta in un posto che manco... 24 maggio 91, amore. Allora. Senti, c'è una scelta affettiva per te... Allora, hai delle grandi possibilità a livello affettivo. C'è una scelta affettiva nuova, perché c'è un imperatore nuovo che arriva. La situazione che stai vivendo adesso non è il tuo status ottimale, ok? Quindi cerca di andare avanti un attimino, di passare oltre a questa cosa, perché ci sono delle ottime novità che ti aspettano, quindi è proprio la possibilità di una rinascita importante, va bene? Bene, Lara, hai visto, ti aspetta un imperatore, che altro vuoi? Assolutamente sì, una bella giustizia, che è la carta comunque dell'unione importante. Sì, e poi c'è Maria Luisa, che non conosci, ma che sicuramente non hai mai fatto, lei è 7 marzo 67, vuole sapere se il suo progetto lavorativo andrà in porto. Ok. Allora, abbiamo detto Maria Luisa, progetto lavorativo, se Maria Luisa di Catania. Ok. Sì, beh, a me interessa la data di nascita. Assolutamente sì, una cosa che arriva all'improvviso, quindi è come se da un attimo allora chiaramente ci saranno delle cose che devi pianificare, però è come se da un attimo all'altro ti arriva la possibilità di farlo e lo fai alla grande. Ok? Dai. Brava, bravissima. Allora andiamo avanti con l'intervista, Viana, per cui parlavamo che se io ti presco una carta, allora possiamo fare una cosa, mi metto io in gioco, vediamo un po' se riusciamo, se io ti prendo una carta, no, però volevo sapere, senza una domanda, tu riesci a formulare una lettura solo con una carta? Allora, sì, può essere il momento di... No, problemi di salute si risolvono, no. Non rispondiamo... Ma le leggo io le carte, leggo le domande. Allora. Tu leggi le carte, io leggo le domande, ok? Non rispondiamo a problemi di salute, a domande sulla salute, perché è vietata per legge. Sì. Gaetano, per favore, dillo anche tu. È vietato per legge rispondere a domande. C'è a un domande. Decreto legge che è questa cosa, ok? Ecco. Allora, che cosa? Allora, prendo una carta. Sì, prendo una carta. La lasci coperta, poi me la dai. La facciamo vedere a loro? La facciamo vedere a loro senza che la faccio vedere a te. Ok? Dai. Sei una bella carta, se no non me la faccio vedere. Ma la posso vedere io? Eh no, falla vedere subito in schermo, che così vediamo, no? La luna. La luna, io poi sono cancro, esatto. La luna è la carta che ti raffigura il tuo segno, rappresenta il tuo segno al 100%, quindi a livello umorale quelle che possono essere il risentire delle maree e di gli alti e bassi, quindi a livello umorale dei momenti di gioia estrema
a volte anche di ombra, no? Inteso anche come malinconia, come solitudine, come stato d'animo. La luna è anche la carta a volte dei timori, delle paure, quindi di quelle che può essere anche l'affrontare le cose che non si conoscono, ma al tempo stesso anche da un altro punto di vista la temerarietà. Un discorso anche legato a quello che può essere l'affrontare l'ignoto, la capacità, a volte per tanti motivi puoi essere una persona solare, ma è sempre una parte che tieni riservata per te quella. Piano delle cose che dici in pubblico su di me. Ok, grazie. Fa parte. Sara c'ha una domanda. Un progetto nato oggi al telefono con tre bellissime persone si realizzerà? Vediamo, Sara. Allora, facciamo la domanda e apriamo le carte in diretta. Facciamo la domanda e aspettiamo le risposte. Dai, sì. Okay. Il sole e il papa. Perfetto, direi. Assolutamente. Riuscita alla grande, il Papa è una sentenza positiva, è una sacralità, per cui già al taglio ti direi di sì, Sara. Assolutamente sì. Con una carta di giustizia vicino, che è la carta dell'equilibrio, delle cose solide, assolutamente sì. Beate queste tre persone che hai scelto per essere i tuoi partner, Sara, in questo progetto che stai per realizzare. Complimenti. Bellissimo, molto molto bello. Dai, allora... Vediamo se c'è un'altra domanda. Allora, Giovanna, anche una domanda un po' bizzarra, dice: il mio progetto di vederti da vicino si realizzerà mai? Ti do la mia data di nascita. Mo' vero. Ok. Sono Domenico di Genova, ero al corso insieme ad Ilaria. Vorrei chiedere come andrà dal punto di vista del denaro. Ci sarà un cambio di situazione? Domenico anche è un mio allievo di Genova. Però Domenico, abbiamo bisogno della tua data di nascita, se ce la puoi dare. Sì, perché altrimenti non... Data di nascita, yes, Domenico. Yes, sarà, ma yes! Ok, dai. Intanto che aspettiamo che Domenico si scrive la data di nascita. Sì, no, ma volevamo sapere Continuiamo, voglio dire... No, adesso aspettiamo Domenico che ci scrive la sua data di nascita, poi rispondo. Che cosa? Stavo continuando a fare una domanda. Ah, ok, dimmi allora, scusami. Volevo sapere se, per esempio, una persona, no? Tu stai mischiando le carte. Per esempio, se tu mischi le carte, adesso una persona ti dice stop, voglio quella carta che adesso è uscita. Non lo voglio fare adesso. Parlo in generale quando tu, per esempio, hai una persona con la quale stai facendo un consulto. Sì. Tu riesci a fare questa cosa anche a distanza? Per esempio, se questa sta al telefono con te e lei vuole una risposta sì o no, così. Sì, ma non è lei che decide quando. Allora, il metodo dello stop è un metodo da call center che serve solo per tenere le persone al telefono intanto che salgono i minuti. Ok. Quindi non. No, a me è capitato, anche se ero a Londra, per esempio. Ma perché probabilmente qualcuno che ha imparato a fare le carte da call center, perché non c'è bisogno di. Ok, va bene. Ok, bene. Allora, Domenico, data di nascita 1/10/76. Vai. Sul lavoro, abbiamo detto? Sul lavoro. Ok. Quindi 1/10/76. Soldi. Allora. Dal punto di vista vorrei chiedere come andrà dal punto di vista di situazione. Ok. Non è subito però, Domenico, perché mi dà ancora un po' di ritardo su questa tua, un po' di fermo su questo tuo desiderio. C'è un pochino di tempo da aspettare, devi avere un attimo di pazienza, perché il cambiamento ci sarà. Però io credo che sarà coi primi dell'anno prossimo, almeno le indicazioni temporali che mi danno è questo. Vabbè, i primi dell'anno prossimo ci siamo, tra 2 mesi. Io ho capito, potrebbe essere un paio di mesi però, cioè non è magari tra una settimana, ok? C'è Elga, che non so se tu conosci, ma è una... Elga Selvaggio, la conosci? Sì. Ok, Elga è una delle nuove moderatrici di Bridges of Light. Ah, okay. Ok, va bene. Allora, concludiamo la nostra serata? O vuoi ancora dire qualcosa, Oriana? Che dire? L'unica cosa che dico, la ripeto a volte, magari mi rendo conto, so che sono un po' pesante, ripetitiva, bla bla bla, portate pazienza, ma
perché una cosa a cui tengo molto è la serietà di quello che facciamo. Serietà, correttezza, il fatto di avere esperienza, nel senso non esperienza perché, ma perché prima di tutto dobbiamo lavorare su noi stessi, cercare di migliorare quello che è il nostro io, il nostro perfezionare comunque quello che è il nostro percorso, e quindi per poter aiutare prima noi stessi e poi gli altri. Quindi attenzione a chi si improvvisa, attenzione a tante cose che poi dopo creano veramente dei disagi e delle problematiche, ok? Quindi sì, insomma. No, ecco. E volevo, poiché si avvicina alla allora, fine dell'anno. Allora, rispondo un attimo a Francesco De Simone, sì. Perché è la seconda volta che mi fa questa domanda. E, allora sì, ho degli altri progetti di cui vi metterò al corrente poi nel prossimo anno. Grazie. Perché è una cosa a cui sto ancora lavorando. E proprio perché voglio modificare qualche cosa, voglio cambiare qualcosa, ma voglio farlo nel modo migliore possibile, ok? Quindi spero che vi piacerà, o che comunque potrà essere d'aiuto, così come penso che lo è già per me. Mm-hmm. E spero di poter aiutare. Senti, Urana, come domanda finale volevo farti questa domanda, visto che ci avviciniamo all'anno nuovo, diciamo, no? Sì. Ci potresti dare anche con le carte, non lo so, un insight, si dice in inglese, una previsione di come andrà l'anno 2020, non per noi, nel senso in maniera generale, con la politica, con le cose, con tutto quello. Allora, qui magari facciamo un'altra diretta, sì, nel no, senso vabbè. perché diventa troppo lungo. Insomma, non ha... Sì, vabbè, però potremmo pensare di avere ancora una decina di minuti. Ma non ce la facciamo, Gae, okay, nel senso bene. Che allora vediamo un attimino con calma quello che è, e magari verso metà, un po' prima di Natale, vediamo se riusciamo a fare questa cosa. Uh-huh. Ok, va bene. Allora, da Napoli, Gaetano e Oriana vi salutano e vi danno appuntamento. Ciao. Alla prossima volta. Voglio ricordarvi che domani sera intervisto una Gabriella Centonze alle 20 sulla medicina tibetana tradizionale. Quindi vi aspetto. Ciao e grazie. Ciao, buona serata. Ciao. Grazie.